Ringrazio tutti quelli che sono qui presenti e che ogni anno mantengono vivo il ricordo. Il 19 luglio del 43 segnò uno dei momenti più tristi della storia della nostra città. I bombardamenti lanciati sul quartiere San Lorenzo devastarono il vicino scalo ferroviario, provocando morte e distruzione. Una pioggia infernale di bombe che distrusse impianti, binari, uffici, case e strade. Moltissimi lavoratori che persero la vita nella follia della guerra. Oggi siamo qui per non dimenticare e per onorare la memoria anche di molti altri ferrovieri che presero parte alla resistenza romana con coraggio e determinazione. È il caso di Michele Bolgia, che perse drammaticamente la moglie proprio sotto le bombe di San Lorenzo e che insieme a molti altri ferrovieri romani portò avanti l'attività di resistenza a costo della propria vita. A loro tutti va il nostro più sincero ricordo e l'impegno di una memoria viva e condivisa. In quegli anni, infatti, i lavoratori furono testimoni diretti di un impegno attivo di resistenza che proseguì fino alla liberazione dall'occupazione nazifascista. Queste donne e questi uomini sono riusciti a tramandare fino a noi i principi di democrazia e libertà e per questo saremo loro sempre grati. A noi spetta oggi il compito di continuare questa memoria e dobbiamo farlo parlando anche nelle nostre case e anche ai nostri figli, che magari sono piccoli e non capiscono. Però debbono iniziare a sapere, debbono iniziare a conoscere. E magari i prossimi anni a queste manifestazioni vedremo non solo gli adulti che ricordano, ma anche i bambini che vengono per capire, per toccare con mano. Questo è l'augurio che faccio. Grazie.